Un minuto con Padre Pio dalla chiesa di Sant'Anna in Foggia, dalla sacrestia del convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, per raccontarvi quello che accadde a Padre Pio nel lontano 1919. In questo periodo erano tante le persone che giungevano, perché ormai i giornali avevano raccontato di questo frate che faceva i miracoli. E lo fecero nel maggio del 1919, quindi gli articoli di giornale cominciavano ad essere sempre più numerosi e a quel punto anche la gente cominciava a giungere in convento. Ci fu un giorno, ecco, proprio la stessa scena, il guardiano del convento, padre Paolino, cerca di entrare in sacrestia e chiamare padre Pio per la messa delle 12. Erano passate le 12 e padre Pio non aveva celebrato perché doveva confessare in sacrestia. Lui riesce ad entrare con degli spintoni perché c'era tantissima gente nella sacrestia della chiesetta antica e racconta nelle sue memorie che quasi a gomitate doveva farsi spazio per cercare tra la folla padre Pio perché si era impaurito. Aveva temuto che gli fosse successo qualcosa, ma riesce a trovare Padre Pio quasi stanco all'interno della clausura, in un corridoio interno, e gli chiede: ma che cosa ti è successo? Padre Pio questo fatto lo ha raccontato poi anche ad altri confratelli, non solo a Padre Paolino, che lo ha riportato nelle sue memorie. Lui ha detto: faceva tanto caldo in sacrestia, c'erano tante persone, cominciavano tutti a chiedermi aiuto, chi da un lato, chi dall'altro, e ad un certo punto mi sentivo soffocare, faceva ancora troppo caldo e l'unica cosa che ho pensato di fare è andar via. E nel momento in cui sono andato via non potevo passare e cominciai a camminare sulla testa delle persone, prima il primo, poi il secondo, e poi mi ritrovai alla porta che conduce alla clausura. Fatto raccontato anche ad altri confratelli, nel 1921 giunse a San Giovanni Rotondo Monsignor Raffaello Rossi, inquisitore. Tra le tante domande che fece a Padre Pio, chiese anche questo episodio. Ma è vero, padre, che lei ha camminato sulla testa delle persone? Si racconta anche questo. Beh, padre Pio, nella sua semplicità e nella sua umiltà, raccontò nuovamente il fatto. E Monsignor Raffaello Rossi lo ha trascritto nella sua relazione. Ecco quanto lui dice. Il fatto sta così, diceva padre Pio. Confessavo in sacrestia, sopra un rialto. La sacrestia era gremita di uomini. Era caldo, ci soffocavano, gridavano, schiamazzavano, chiedevano aiuto. Io vidi che la cosa migliore era andar via, perché una volta andato via il confessore, tutti avrebbero lasciato la sacrestia. Finì di confessare il primo, decisi di uscire, ma a un certo punto ho dovuto fare forza per passare e sono passato sulla testa della prima persona, poi sulla seconda, almeno sui primi ricordo. A un certo punto mi sono trovato direttamente fuori. E da quella porta, prima di chiuderla, dissi: uscite tutti fuori dalla sacrestia, e chiusi.